Stasera noi la partita l'abbiamo vinto alla lunga, meritatamente. Non abbiamo avuto un buon impatto con la partita perché abbiamo sbagliato qualcosina, subendo qualche piccolo break, forse due o tre volte c'era fallo su Ciano. Inizialmente non siamo sempre stati ordinati nell'ordine difensivo e nell'aggressione sulla loro costruzione. Loro sono una squadra importante, che hanno argomenti tattici e qualità tecniche, per cui provano sempre a destabilizzarti. Noi inizialmente non abbiamo cominciato bene, anche se poi anche nel primo tempo la partita è stata equilibrata. Sì, va dato merito a una squadra importantissima, una squadra che ha elementi di spessore e se non fai una partita come l'hai fatto il primo tempo rischi di avere questo tipo di risultato. Il rammarico grosso è proprio nel primo tempo dove secondo me abbiamo avuto tantissime possibilità, oltre quelle create, anche la possibilità di qualche passaggio filtrante in cui ci vedeva protagonisti e ci è mancato il secondo gol. Il rammarico è solo questo, è un po' di tempo che produciamo tanto ma raccogliamo meno di quanto produciamo in mezzo a campo e quindi questo è il grosso rammarico, però non deve offuscare nulla perché ragazzi ho detto che questo tipo di partita e questo tipo di prestazione può portare tanti punti ancora a casa, quindi dobbiamo continuare a combattere e a lavorare con questo tipo di abnegazione e abbiamo perso contro una signora squadra, credo la squadra più importante di questo campionato e la squadra più importante vederla nel primo tempo rispetto al Picerno, mi è sembrato che il Picerno abbia fatto una grandissima partita.